Consigliere, quali novità ci sono per quanto riguarda l'istituto di Lacquameno che è stato chiuso a causa di forti infiltrazioni determinate dalle piogge degli ultimi tempi? Le novità che ci sono è che venerdì scorso, il giorno 29, è stato fatto un ordine di servizio ad Oras, all'Armena, di intervenire immediatamente. È stata già avviata la procedura di gara. Mercoledì, quindi tra 48 ore, verrà aggiudicata appunto la gara per l'inizio dei lavori. Quindi presumibilmente settimana prossima inizieranno materialmente i lavori e subito dopo le festività natalizie gli studenti potranno rientrare nella sede di Lacquameno. È prevista anche una presenza sua o di qualche altro delegato della città metropolitana durante il periodo dei lavori? Assolutamente sì, durante l'esecuzione dei lavori farò un sopralluogo personalmente appunto per seguire appunto i lavori, quindi prima delle festività natalizie sarò sull'isola appunto per accertarmi che i lavori stiano proseguendo regolarmente. Questi giorni gli studenti stanno effettuando dei doppi turni presso l'istituto di Ischia. Possiamo quindi rassicurarli che alla ripresa post-natale ritornerà tutto come prima. Assolutamente sì, comprendo il disagio sia degli studenti, sia dei docenti, anche delle famiglie dei ragazzi, ma questo disagio durerà soltanto per qualche altra settimana.